Buongiorno a tutti, eccoci qua di nuovo in diretta. Sono le 12:32 minuti in questo istante. Oggi, se non sbaglio, perché con tutte queste feste ormai io non capisco più niente, credo sia mercoledì 2 maggio. Benvenuti, eccoci qua di nuovo con una nuova puntata di Good Morning Milano. Bentornati a tutti. Oggi è la giornata mondiale dei blogger e quindi avremmo potuto chiamare un blogger, invece no, abbiamo voluto fare un salto, un giro un po' più evoluto, nel senso che i blog esistono, continueranno a esistere sicuramente, un po' come non è mai scomparso il vinile anche se è arrivato il CD, verrebbe da dire, ma insomma si evolvono, si cambiano, diventano pagine Facebook, diventano pagine Instagram, profili, gruppi, diventano tante cose. E quindi oggi abbiamo voluto parlare invece di un gruppo Facebook, per farvi capire come in realtà in questo momento poi insomma Facebook sembra il male di tutti i mali, no? Quando invece basterebbe saperlo usare bene e potete solo trarne vantaggi. Oggi proprio diamo testimonianza di questo, di un gruppo Facebook che esiste da 3 anni e che insomma in questi 3 anni ha fatto tantissime cose, partendo diciamo da una dimensione di quartiere, ma poi tenendo diciamo questa dimensione nel proprio nome, ma andando anche a guardare un po' più in là, guardando la città e anche ben oltre. Lo facciamo con la fondatrice, verrebbe da dire, ideatrice, colei che l'ha inventato, la mamma di questo mamma gruppo Facebook, Stella Buona Volontà. Buongiorno Stella. Buongiorno a te, grazie. Del gruppo Quartiere Solari Social Network. Sì. Già il nome è interessante perché l'hai chiamato Quartiere Solari in quanto vabbè, tu vivi, nasci lì, sì, diciamo, no? Social network, però c'è giunto anche in fondo, non bastava social, hai voluto proprio dire no, questa è una rete. È una rete ed è una rete dove non ci dimentichiamo, l'anima di Milano è un'anima di persone che lavorano, quindi volevo che fosse chiaro che non è soltanto il vediamoci, usciamo, facciamo nuove amicizie, ma scambiamo anche informazioni che possono essere utili al lavoro, che sia a livello di artigiano, che sia a livello di professional, che sia dal semplice, non banale, cerco babysitter, cerco un aiuto, al cerco il medico, il professionista, il dentista, che è quello che si vede nei post quotidianamente. Ecco, appunto, un gruppo di appunto gente che condivide il vivere in un luogo, sì, che quindi condivide la necessità di avere informazioni utili per vivere questo luogo e di scambi di... Sì, sono informazioni su 2 livelli. Un primo livello che è quello proprio locale ed è una funzione di servizio, quindi cerco un dentista, cerco un elettricista, l'idraulico, e lì si scatena una serie di consigli, mi sono trovata bene o mi sono trovato male, quindi funziona benissimo anche come deterrente. Poi ci sono anche localmente, ci possono essere corsi, voglio fare yoga, voglio fare un corso di pittura o scrittura creativa. Allora, chi sa e chi legge, ma non c'è niente di meglio che dare un'informazione piuttosto che andare sul web a cercare cosa suggerisce Baby Milano, cosa suggeriscono gli altri. Sei lì, hai una rete di persone che ha magari la tua stessa esigenza in quello stesso quartiere e ha già provato il podologo, l'estetista, ha già provato e ha in qualche maniera fatto una cernita di quelli che hanno valore, un buon rapporto qualità prezzo, quelli che sono dei cani, ma lì non ci andate. Io ho una situazione come admin un po' delicata, nel senso che... Infatti, anche per, insomma, la cosa diciamo che è esplosa un attimo, nel senso che insomma 3 anni, sì. Diceva all'inizio... Sì, all'inizio era un po' un uro del deserto, tu che postavi delle cose, sì, ma poi in breve tempo insomma... Ma scherzi, ma io ieri mi sono accorta, io ho anche scritto, accidenti, sono stata senza computer 5 giorni, quindi in questo ponte, perché l'ho proprio portato, era morto il mio Mac, arrivo, apro e dico 72 richieste di iscrizione, più 9, cioè 81, posso morire, ho detto non vi posso salutare tutti. Di solito mi piaceva trovare un elemento distintivo di ogni persona, perché sul profilo vedi le caratteristiche, anche se è un profilo chiuso, ma magari vedi delle foto, oppure ti dice, non so, mi piace andare a cavallo, allora così, trarre quell'informazione che poi posso salutare in maniera personalizzata. Ecco, con questi 72 più 9 non ce la posso fare, presentatevi voi. Anche perché appunto siamo arrivati a più di 1500 iscritti. 1500 qualcosa, sì, ma adesso durante... Che gestisci tutti tu, diciamo? Gestisco. Cerchi il di... gruppo è maggiorenne, va avanti okay. Da solo. È autogestito? Assolutamente, le persone postano. Quando è nato io
Dicevo che ero in vacanza, perché è nato a giugno, luglio, sono partita e dall'estero io ogni giorno mettevo un'informazione, un'indicazione, un post e così le persone rispondevano e via via invitavano altri. Mm-hmm. Adesso io quasi praticamente non invito più nessuno perché sono c'è una specie di campagna acquisto, ogni tanto qualcuno è entusiasta e invita tutti i suoi amici, no? Così. E con la gestione del... allora appunto... lato bello è tutti ci si condivide, sì. Tutti ci si condivide le informazioni, ci si aiuta, ci si cerca di dare. Però lo sappiamo, insomma, Facebook è anche un po' quella zona in cui ci si sente smarcati a volte da certi doveri umani del vivere sociale e si sbraca un attimino, mi verrebbe da dire. Come fai a gestire questa situazione? Allora, oppure, insomma, sono ben educati? No, iscritti. Mi è capitato quella, però credo 3 volte in questi 3 anni. O una persona che ha detto, qualcuno diceva andiamo al Capodanno cinese, i cinesi bruciamoli tutti, e io ho bannato la persona senza neanche stare a spiegare il perché. Perché se uno è maleducato intervengo e dico ti prego per favore riconsidera, di fronte a certi atteggiamenti fuori, cioè non mi importa, non credo neanche che sia da spiegare il perché. Punto. E da quanto vedo il gruppo ben accetta questo modo di fare. Ma sai, appunto... è successo quell'occasione. Qualcos'altro di sgradevole, dico, cioè, basta, cioè, è inutile andare a... E infatti verrebbe, insomma, è molto bello il vostro gruppo, perché infatti solo di cose gradevoli si parla, nel ma senso che... solo, il gruppo si mantiene si da tiene solo. Appunto da solo, sì. Ci si proprio, come dicevi appunto, la condivisione è alla base di tutto, non dicevi? Una volta sono stata attaccata personalmente. Ah, sì. Come mai? Perché tornavo da una vacanza. Mi sfatta che Stella. Ah, siete, sì, che si può, siete certo. delle brutte persone. Perché tornavo da una vacanza con mio figlio, tornavo da Orial Seri a mezzanotte, quindi arrivi a l'una e mezza, e vedo Carrefour aperto di notte, dico figata, e ho postato il giorno dopo, aperto 7/7. Me la ricordo questa. E mi hanno detto, ah insomma questa è una marchetta, spero che tu ti sia fatta pagare. E io ho detto, vabbè. No, datemi tutti i nomi delle insegne aperte e li posto tutti. Beh, dopodiché, sei in buona compagnia, se ti ricordi anche Morandi fu attaccato per una cosa del genere, quindi insomma... sei in compagnia di gente illustre. Allora, anche sono stata abituata a una risposta, cioè datemi tutte le insegne, io posto le informazioni, e poi io sono stata zitta e mi hanno difesa, cioè la persona è stata messa da parte, quindi va bene così. Vabbè. Vedi, ecco, perché appunto allora tu mi dai il gancio appunto per passare invece al secondo livello, diciamo, di quartiere sulla social network, appunto torni dalle vacanze, sì. Sei in quella di stazione centrale, vedi una cosa interessante, ti viene spontanea da dire, da condividere con i tuoi compagni di quartiere, sì. Giusto? Così lo è stato per tantissime altre cose. Sì, allora io mi piace, guarda, credo che in questi ieri di aver postato 10 app utili, che sono utili, cioè quando ce l'hai magari sono in fondo all'ultima pagina, non le usi, ma è come riconoscere una foglia, un fiore, una pianta, perché c'è una scansione e c'è una biblioteca in mano. Lo Shazam delle foglie. Esatto, fantastico. Sì, è una figata, sì. E poi c'è una app che riunisce tutti quelli che sono i servizi di car sharing, tutti, così. Yes. E ce n'è una dove tu poi hai tutte le radio, giri il mondo, sono dei puntini verdi, spingi su quel puntino e si apre quella radio di tutto il mondo. Io trovo dei giocattoli meravigliosi, ci sono, perché no? Ecco, lo vabbè a dire, però dice, ma cosa c'entra con quartieri solari? Allora, no? Cioè, ti faccio questa, l'avvocato, sì, del certo, diavolo. Questa è l'altra cosa, questa sono io, queste sono le mie informazioni, sì. Quindi così come io metto che c'è una mostra, non so, c'è la Design Week in Tortona Savona, ma c'è anche Lambrate, c'è anche Isola, e quindi li posto tutti quelli che trovo che abbiano qualcosa di interessante. Ma è molto interessante appunto questa visione, Stella, perché succede che invece spesso nascono gruppi di quartiere, gruppi di strada, anche a volte anche gruppi di condominio quasi, che diventano quasi dei piccoli fortini, dei piccoli feudi con mura alte e insomma ci vuole di passare il fossato per poter entrare nel gruppo. E invece tu dici, sì è vero, no, siamo quartieri solari, ma siamo a Milano che sta... in Italia, sì, che sta in Europa, che sta nel mondo, che sta in questo universo, viene da dire, cioè. Assolutamente, senza confini, cioè non c'è, voglio dire, è inutile pensare che il Parco Solari sia l'ombelico del mondo, non è così. Voglio anche dire... adesso, poveretto, in questo momento non vive di grande vita il Parco Solari. No, adesso stiamo momento. Un po' soffrendo, un po' fatti. Chiuso, però vabbè, poi si risolve. Come, a proposito, come, visto che sei in quella zona, come sta andando la vita di voi prossimi M4?
In realtà è problematica per proprio quelli che sono i negozi e i portoni prospicienti, le parti che vengono chiuse, cioè un metro e mezzo hai la murata e i negozi che hanno chiuso. Chiuso? Sì. Io sono a 800 metri, non me ne accorgo. Quello che soffro io, vabbè, che sono Savona Bergognone, è proprio la Design Week, la moda, tutto il traffico, anche perché posteggiano dappertutto e quindi siamo senza parcheggio. Che però fa anche il fascio di quella zona lì. Assolutamente, ormai. Assolutamente. Un po' come qua, noi siamo in zona, lo sapete, noi siamo qua in zona ovest, di fianco allo stadio, c'è poco da dire che lo stadio c'è, però è anche il fascio di questa zona qua. Insomma, che se uscite una domenica qualsiasi invece viene la tristezza, perché però, non c'è nessuno. Però ecco, la metropolitana significherà altri passaggi, altre... In questo punto, secondo livello, che dicevi che sei un po' più tu, però poi diciamo che hai contaminato anche i tuoi compagni appunto di quartiere. Ma devo dire che quando io vedo, ad esempio, sulle pagine di qualcuno che condivide una cosa interessante, dico dai, postalo sul quartiere. Perché hai visto, c'è una cosa che ti interessa, che è quello, cioè quello che interessa e che piace, va condiviso. Anziché dire, non so, ho 35 anni, ho un figlio e faccio l'idraulico e però mi piace. Cioè, cosa ti piace veramente? Perché è quello che fa le persone. Per farvi capire il tipo di interazione che poi Stella va cercando all'interno del gruppo, a un certo punto ti sei ritrovata, mi dicevi di avere una bottiglia d'olio in più, giusto? Sì. Ecco. Sì, sì, avevo ricevuto. Cosa ti sei inventata? È una delle, tra virgolette, attività del gruppo, si chiama Fai Amicizia, okay. Cioè ho postato la foto di questa bottiglia di un agriturismo figo della Toscana e ho detto io non mi occorre, ha un gusto sicuramente diverso da quello a cui io sono abituata, che è più delicato, chi la desidera? È lì, però preferirei qualcuno che non conosco, così prendiamo un caffè e ci conosciamo. Cioè questa è la cosa fatta, non ragazzi, amici, c'ho questa cosa qui, dai, va bene, no. Vado alla vicina, dalla vicina ti do l'olio, dammi il sale. No. No, l'importante è che non vi conosca. Esatto, non ti conosco e a tua volta metti, offri qualcosa a qualcuno che non, qualcosa che ti avanza. E questa cosa va avanti da un bel po' ormai. Questa cosa va avanti, credo che si sia interrotta, si riprende. Ma... Sì, autogestita come dicevi. Sì, assolutamente. Perché un'altra cosa molto bella del vostro gruppo è che a parte un paio di eventi, diciamo, proprio strutturati, il resto viene un po' da sé, viene quando capita. Sì, ci sono persone che dicono ci vediamo, facciamo l'aperitivo e quindi si incontrano. L'unica cosa strutturata ma non appartiene al gruppo quartiere è perché nella nostra zona c'è il Cineforum della Maria del Rosario, quindi loro lo fanno tutti i venerdì, postano il film e io rilancio dicendo chi vuole venire, perché io cerco di andarci sempre, mi piace. Lo scorso anno invece hai fatto un anno di presentazioni, diciamo. In che senso? Più o meno, hai presentato delle start-up, ah, hai presentato sì, certo. Dei tanto. Piatti culinari, sì, sì, raccontaci sì. Un po'. Allora, c'è uno spazio, uno showroom di arredamenti in via Savona, si chiama Rizzotto, che ha queste grandi sale di salotto e di cucina e ci ha dato la possibilità di cucinare, quindi di persona, di presenza, invitare delle persone ad assaggiare dei piatti. Abbiamo avuto uno chef di un ristorante che si è offerto di venire, preparare, e ha offerto lui, cioè tutta la materia prima, il suo tempo, e quindi era open, chi è voluto passare ha assaggiato, ha visto una dimostrazione di ricetta, l'ha assaggiata, ha sentito della musica, perché contemporaneamente sono scesi degli amici a suonare, a far musica, fantastico, sì. Poi abbiamo presentato delle start-up, di una sono veramente fiera, di Luisa Galbiati, si chiama Solancio, ed è la cucina condivisa, è un'idea che lei ha avuto credo 2 anni fa, io l'ho conosciuta quando stava iniziando, ed è l'idea del cucini per te e per tuo figlio che torna da scuola, cucina per 4 e invita delle persone a pranzo. Queste persone alla fine avranno un pasto cucinato non in un baretto, un costo che potrebbe essere quello del panino del baretto e si sta assieme. Una specie di Airbnb della pausa pranzo, te l'ho chiamato poco fa, io non dicevo. Quindi è geniale, che hai trovato geniale tu, sì. Ma che come dire, non hai trovato geniale solo tu. No, adesso ottobre leggevo un post che è stato, sono stati invitati, sono stati selezionati tra i primi 10 da un centro di innovazione per l'innovazione, un concorso a Copenaghen. Ottobre Solancio andrà a Copenaghen. Insomma, da quartiere solare a Copenaghen il salto è veramente male, devo dire. È molto grande. E questo mi fa capire un po' comunque lo spirito con cui Stella immagina e pensa e poi dopo propone e poi mi viene a dire anche influenzi, nel senso che poi appunto molti prendono e fanno anche da soli seguendo un po' il tuo insegnamento. Un'altra startup che abbiamo presentato, poi
l'ho presentata a un contest di un blog, vedi, sull'innovazione, e siamo entrati tra i primi 10 finalisti e abbiamo presentato, e questo è stato al Palazzo delle Stalline a febbraio. Quindi sì, c'è movimento. Allora, Facebook, le community hanno senso se le persone apportano qualcosa. Se c'è una finalità di costruire, di ampliare, di condividere, che non è solo il ti regalo il vestito o ti aiuto, cioè è a più livelli, c'è una possibilità di fare non soltanto amicizia, di scambiare informazioni, di scambiare aiuto, di fare delle cose assieme. E poi c'è questo, io parlo di network perché Milano ha una realtà economica importante, quindi secondo me scambiare, quindi promuovere, non fare pubblicità, ma promuovere sul gruppo quello che uno fa è importante. Ed è consentito, ed è permesso. Cioè, tu dicevi, appunto, facciamo anche una differenza, come dicevi, non è farsi pubblicità e basta, è promuovere iniziative, promuovere se stessi, promuovere quello che uno fa, facendo vedere, non facendosi lo spot pubblicitario. Io ho avuto una persona che postava ogni 3 giorni una cosa, alla fine ho detto, guarda, abbiamo capito benissimo dove sei, cosa fai, se vogliamo venire a te, ti troviamo, grazie, basta. Però è importante, sì, cioè, ad esempio anche i programmi teatrali, cioè, un programma è una promozione, capisco che possa essere visto come pubblicità, però se va ogni settimana da fastidio, io quello che dico è, poi viene inviso, se una persona ricapita sempre, uno lo vede sempre sulla pagina Facebook, diventa anche fastidioso, no? Diventa troppo presente, costa meno fare Google Ad, paghi e fai la pubblicità, perché il ritorno d'immagine è pesante se uno è sempre lì ed è noioso. Mentre invece raccontare qual è il programma di teatrale, qual è il programma dei corsi di una palestra, ecco, quella è una cosa che viene sempre molto richiesta. Che cosa si fa nelle palestre? Perché c'è un'offerta ampissima, ci sono richieste molto diverse, e una di queste, una promozione che ti dicevo, è stata di una persona del gruppo che ha fatto e ha regalato, proprio regalato, dei 4 incontri di rilassamento, no? Quindi di training, appoggiandosi alla palestra di un'altra persona del gruppo, e in realtà quelli che partecipavano dovevano soltanto condividere il costo dell'affitto sala, quindi 30 euro diviso a volte tra 10 persone, che è niente. Ed è 1 ora e mezza di lavoro, di training autogeno, veramente piacevole, io ho partecipato a 2 su 4 incontri, ed è stato un modo di stare insieme e conoscersi, perché la cosa è il conoscersi. Ecco, il milanese però c'ha un bruttissimo vizio, è anche molto pragmatico e molto, che va a cercare di capire cosa è. E ti fa la domanda allora, ma perché? Perché fai tutto questo? Io o le persone? No, io ti chiedo a te, perché fai questo, Stella? Allora, sono napoletana, quindi chiacchiero con chiunque, anche con i pai della luce. ho iniziato perché ero in una social street e mi hanno detto, ma insomma, devi attenerti alle regole, se no fatti il tuo gruppo. Ok, fatto. E quindi ho potuto spaziare e comunicare cose che uscivano dal Parco Solari, ma potevano parlare di Lambrate, di Isola, di Prada, quello che faccio adesso. Poi perché nella realtà dei fatti il mio lavoro è così, si è molto diminuito rispetto a 3 anni fa. Io ho più tempo libero perché mi fida, che è un elementare, se sono alle medie, al liceo, sono cresciuti. Poi anche loro ce l'hanno. Ho tanto tempo e non mi piace fare torte, come ti dicevo, ecco. Quindi il ricamo e torte non sono per me. Sono sempre sul computer perché la mia anima viene da lì e il mio lavoro è sul computer. Io di mestiere mi occupo di ricerca di mercato e faccio lavoro sulla feasibility e sulle piattaforme. Quindi analizzare come sono i siti, come sono i portali, è il mio lavoro e passione. Vabbè, no, dopodiché chiuderemo il nostro sito in modo che Stella lo veda, non ci faccia critiche, perché poi noi ci rendiamo male. Però posso dare però un suggerimento. Visto lo spirito di Stella, infatti immagino che arriveranno un paio di pagine di suggerimenti, idee geniali da apportare. Dicevi appunto, eventi. Non esistono degli eventi veri e propri del gruppo? No, non abbiamo appuntamenti fissi, niente del genere. Va tutto a iniziativa privata. Ecco, c'è qualcosa appunto per i prossimi giorni che... Dunque, c'è un gruppo di... È stato chiamato il mercoledì, era nato da un mercoledì da Leoni. Sì? Uno di questi locali ha detto, perché non venite da me? Mercoledì sulla social, aperitivo a tot fisso, chiunque venga. Ah.
quindi lui si è promosso, ha avuto un'idea, ben venga. E questo è aperto. Ha avuto un'idea partendo magari dal punto di vista di detto, sì. Ah, c'è un gruppo già formato, sì, e lì, sì, vi propongo questa, sì, cosa qui. Vedete, sì, se volete venire, voi ovviamente se c'è da bere, da mangiare, da quanto ho capito voi vi spostate, ci all'istante, piace, sì, quindi andate. Altre cose belle che abbiamo fatto di gruppo sono state Book City. Sì. Quindi manifestazione Book City, lo faremo anche quest'anno, abbiamo fatto per 2 anni, cioè una illustratrice e una scrittrice del gruppo si sono unite e hanno prodotto un testo, un leporello, è stato presentato in Book City, uh-huh, anche venduto, cioè, quindi con somma soddisfazione di tutti quanti, sempre in questo spazio Rizzotto che ti dicevo. Poi questo. E direi di dare le coordinate allora, perché... Anche se non abitate nel quartiere. Ah sì, assolutamente. Ci sono persone, anzi, che sono da Berlino, ragione, dalla, infatti, Sardegna, da Roma, da Arezzo. Maggior ragione sono abitate lì, perché sapete, lì magari incrociate la panettiere, quindi vi lo dice le cose. Sì. Ma proprio se non abitate lì, è un luogo in cui scoprire tante cose, sì, di una zona, ma non solo, uh-huh, di Milano sicuramente, di oltre Milano anche, mi verrebbe da dire, sì, no? Giusto? Sì. Verrebbe dire un po' Solari, un po' Milano, tanto web. Sì, mi piace tanto come web, slogan, ve lo, sì, regalo così come, sì, slogan. Sì, sì, ci piace, comprato. E insomma, avere una visione diversa della nostra città, una visione finalmente dove quella famosa frase "non so chi abita sul pianerottolo di fianco a casa mia" la cancelliamo, perché è proprio odiosa quella frase lì, ma sappiamo anzi che c'è altra gente come noi interessata alla società che vive la città, vive, punto, Dio, sì, che stia sul pianerottolo, sì, di fianco a casa mia, o che stia a 3 fermate di metropolitana o a 8 di treno, non ha importanza. Quindi le coordinate sono Quartiere Solari Social Network, gruppo Facebook. C'è un iter di registrazione, come funziona? No? C'è una richiesta e io poi... Domande strane, come mai si dicono domande, queste cose qua, no, su, no, Facebook? No, niente del genere. Fate domande pazzesche su quei gruppi, sono cattivissimi. No, io verifico solo che sia un profilo, cioè okay, lo vero, veda, che lo veda. Insomma, di solito sai, chi si iscrive perché ha degli amici nel gruppo o hai delle persone in condivisione, quindi... Non fai domande tra bocchetto. No, non è capitato di fare domande tra bocchetto su nomi di vie che se non sapevi le quattro non sapevi rispondere, quindi cattivissimi su certi no, gruppi, no. Benissimo, allora io vi invito ad andare a iscrivervi, a scrivere a Stella, a condividere il bello che appunto c'è e le informazioni, l'utile che c'è a Milano. Insomma, su questo gruppo sicuramente troverete tante cose interessanti che possono poi diventare anche spunto di conversazione oppure di incontri futuri anche offline, perché appunto diciamo sì, c'è la possibilità di incontri. Tutto un offline poi che nasce autonomamente diciamo, cioè non c'è bisogno di loghi, no, Facebook o niente, non c'è bisogno di incontri prefissati il secondo martedì del mese o il quarto o il penultimo, no, quello lo lasciamo alle grandi eventi come sono il Festival sul Naviglio, i fiori, l'articolariato, ma noi siamo spontaneo, quello si torna a essere chi c'è esseri umani normali, sì, che sì, si incontrano quando c'è la voglia di incontrarsi. Stella, io davvero ti ringrazio tantissimo per stare con noi, è stato veramente un piacere averti qui, sono contento, io te sentiamo spesso, sono contento, ricorderete dal palco dei Milano Storytelling Awards a premiare lo scorso anno, quindi insomma è sempre bello avere a che fare con te Stella, tienici aggiornati sulle vostre iniziative spontanee, su quello che succederà sul vostro gruppo, noi siamo sempre ben contenti di dare un occhio. Va bene, okay. Grazie mille, yeah. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, è finita la nostra mezz'ora in compagnia, vi do appuntamento a questo pomeriggio alle 18 con l'informazione di Milano All News in diretta qui dai nostri studi e poi domani alle 12.30 sempre qua con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.